In Italia sono circa 2.500 i pazienti in stato vegetativo e sono a carico del Sistema Sanitario Nazionale, per cui assistenza sono 300 milioni di euro ogni anno. Come diceva il professor Veronesi, la scienza e le nuove tecnologie anche possono tenere in vita per decenni un corpo, un essere, una persona. E le dimissioni di pazienti in stato vegetativo o di coscienza minima sono circa 1.800 l'anno. Che vuol dire però? Vuol dire che hanno una famiglia che se li prende in carico, perché non sono pazienti. Già un semplice sondino nasogastrico come quello che va in Luana richiede l'assistenza di un parente, di persone che rinunciano a lavorare. Sono pochissime le strutture, tra l'altro, in Italia che se ne occupano. E la nostra Stefania Squarcia è andata in una di queste strutture che si avvale dell'aiuto dell'associazione Amici di Luca, è andata a Bologna. Vediamo come vengono assistiti questi pazienti. Cristian ha avuto un grave incidente, è entrato in coma e quando è entrato in coma mi hanno detto che non c'era nessuna speranza per lui. Mi dissero addirittura subito dopo l'incidente che non sarebbe arrivato il giorno dopo. E invece dopo 2 anni arriva il risveglio. Il figlio di Morena, Cristian, allora 20enne, supera il coma intervenuto dopo essere stato travolto da un'auto il 26 dicembre del 2000. Ma sto vivo. Che ti ricordi? Avevo fatto un buco qui che mi dava avanzare qua. Ho fatto un buco qui che respirava qua, senza bocca. Non dico che il caso di Cristian sia un caso unico, perché sono riportati altri casi analoghi, però sicuramente è un caso molto raro, abbastanza eccezionale. E la cosa che l'ha reso ancora più eccezionale è il fatto che non solo si è risvegliato dallo stato vegetativo, dallo stato di coscienza minima, ma addirittura ha continuato a migliorare nel corso degli anni successivi. Lì ormai sono passati più di 10 anni, quindi possiamo vedere che è arrivato ad una condizione di recupero dal punto di vista cognitivo, motorio, dei comportamenti, delle attività, dello studio, del lavoro, la borsa lavoro, tutte queste cose, che per noi tecnicamente significa che ha raggiunto un livello di disabilità moderata. Ma scusate, questo è Rosmarino, va bene? Per fare il ragù. Ve l'ho detto prima. In Italia le persone in stato vegetativo sono circa 2.500. Per tutti un'esigenza primaria, affetto, cure, sostegno psicologico per loro e i familiari. Proprio le basi su cui si fonda la Casa dei Risvegli Luca De Nigris di Bologna, nata dalla passione per la vita dei genitori e degli amici di Luca, scomparso a soli 16 anni nel 98, una morte improvvisa dopo il risveglio seguito a 240 giorni di coma. Il coma è una malattia della famiglia, tutta la famiglia che va aiutata. Qui siamo, è vero, in un ospedale, però questa struttura non sembra un ospedale, si respira il ritmo della famiglia, gli odori anche delle famiglie che cucinano per se stessi e fanno sentire gli odori propri cari. È una struttura pubblica, nata dall'incontro tra una ASL di Bologna e un'associazione di volontariato, che accoglie persone giovani e adulte con esiti di coma prolungato che abbiano un potenziale, anche solo una speranza, di evoluzione verso il risveglio. È qui che Morena, la mamma di Cristian, vive i giorni della speranza. Avevo paura anche a parlare con i medici a volte, perché loro giustamente non mi davano nessun tipo di speranza. Poi ho conosciuto gli amici di Luca, che mi sono stati molto vicini e mi hanno confortato molto, però non c'era conforto, cioè non trovavo conforto da nessuna parte, con nessuno. Per questo che cominciai a scrivere questo diario, che è un diario che praticamente per me è molto importante. È un diario che ho scritto, però non ho mai riletto. È un percorso che è chiaro che porta verso il risveglio, e l'80% di questo risveglio avviene. Però noi siamo anche per quelle persone, per quelle madri che aspettano un risveglio e questo non si è avverato. Mi sembra che tu stia per ridere, che siamo sull'orlo di una risata, che poi non viene. Vorrei un segnale concreto da te, Cristian, voglio che ti svegli. Sono tante le storie che qui si cibano di vita e di speranza. Vivere accanto a una persona che sta superando un momento difficile come questo è un'esperienza totale che mette alla prova il coraggio, a volte anche la pazienza. Sì, sì, sì. Io, ma non lo nascondo, le infermiere lo sanno, ho avuto dei momenti di crisi, per fortuna che ho saputo, ho avuto la forza di cercare qualcuno a cui rivolgermi per superare questi momenti. Come si fa a stare ad abbandonare un nobile
così, Andrea. Come si fa? Però è un pensiero che ho avuto e l'ho superato bene. C'è qualcuno che mi sostiene, qualche psicologo, qualche psichiatra. Di questo ne sono contento. Il primo approccio è stato molto faticoso. Qui non ci siamo sentiti soli. Condividiamo il dolore e partecipiamo alle gioie quando ci sono piccoli passi in avanti, quando si ha un miglioramento, perché di miglioramento si parla proprio piccoli, ma diventano grandi, perché proprio una grande gioia. Terapie, sostegno psicologico ai familiari, ma anche musica e teatro. Sul palco protagoniste le storie di chi si è risvegliato a nuova vita.